Salve figli, sono Fiorella, Nostra Signora. Oggi, come introduzione al nuovo messaggio, vorrei darvi dei dati, che ormai sapete essere parziali, di stati che ci seguono nel mondo. Poi vi spiegherò il perché. Ovviamente l'Italia, la Svizzera, Germania, Brasile, Spagna, Stati Uniti, Francia, Romania, Perù, Belgio, Libano, Australia, Argentina, Algeria, India, Regno Unito, Nigeria, Venezuela, Messico, Haiti, Albania, Portogallo, Canada, Colombia, Ecuador, Malta, Russia, Svezia, Iraq, Gambia, Hong Kong, Polonia, Lussemburgo, Cile, Arabia Saudita, Norvegia, Thailandia, Bosnia Erzegovina, Marocco, Eritrea, Emirati Arabi Uniti, Vietnam, Paraguay, Senegal, Nuova Caledonia. Ecco, ripeto, questi sono gli stati che ci seguono e, ripeto, sono parziali perché ormai, come sapete, ci sono alcuni deficienti che pensano che, tranciando questo percorso, possono evitare che si sappia che sono all'ultimo stremo dei loro benefici. Ma come si suol dire, un po' per uno in braccio alla mamma, così a Brescia si dice. E si dice anche che la ruota gira, c'è chi scende e chi sale, ed è così. Ora, voglio di nuovo cercarvi di spiegare la differenza nelle parole. Ripeto, lo faccio sempre in modo parziale perché ci si può sprofondare nell'infinito, ma ovviamente non è il caso. Fatelo voi se volete estrapolare parole dalla parola e vedrete che significati ne escono. Poiché la parola è sacra, è sacro tutto ciò che fuoriesce. Io ti ho spiegato. Cosa esce dalla parola Pietro e invece dalla parola pietra? Non a caso nel Vangelo sta scritto quando Dio dà la chiave, chiama Pietro e dice: Pietro, a te la chiave, ma su questa pietra costruirai la mia chiesa. Vedete? Sapete perché ha detto a te la chiave? A te do la preghiera. Perché chiave significa chi ave, oppure a chi ti rivolgi alla Madonna, perché ave è Eva. Eva specificata nell'ave, Ave Maria. Ora ripeto, non mi posso prolungare in approfondire certi discorsi per ovvi motivi. Lo faremo un giorno. Ora mi limito strettamente a rivelare significati della parola. Vi ho detto che la Chiesa di Roma, essendo titolata a San Pietro, escono queste parole, così, prese, così, d'amblè. Dice storpi, spie, rospi, traditori, roseti. Sorte e così via. Cosa vince? Cosa esce dalla parola Pietro o San Pietro a cui è titolata la Chiesa di Roma? Che sono dei benemeriti rospi, sono dei serpi, si dice, no? Avere la serpa in seno. Sono dei traditori, sono delle spie. Perché? Perché fanno tutt'altro
ciò che Dio aveva comandato o avrebbe voluto. Infatti, non a caso, Dio così li ha apostrofati: fate ciò che dicono, ma non fate ciò che fanno. Ovviamente, la parola l'hanno saputa interpretare a loro favore e così si sono trascinati per secoli un popolo che comunque doveva pensare che lì ci fosse la fede. E vi ho spiegato anche altre volte il motivo. Ora, se io vado a vedere invece la parola pietra, dice pater, l'arte, vedete? L'arte del padre. Dice pietà, l'era della pietà. Dice anche dura, questa è una dura, eh? È una pia nel tre. Ma così, vi voglio far sorridere, dice anche una parola molto importante nel dialetto bresciano. Dice tra i pè. Sapete cosa significa? Tra i pè, tra i piedi. E torna la logica di questa parola, riportata nel Vangelo, là dove dice chi incontra la pietra inciampa e si fa male. Vedete? Questo è proprio in mezzo ai piedi. Chi mi incontra inciampa, casca, si fa male e si deve rialzare. Ripeto, ho voluto veramente fare un concentrato molto stretto della differenza tra la parola pietro e pietra. Ora voglio sempre velocemente rivelare, tra le altre cose, ben si intende sempre in modo molto, molto, molto stringato, cosa dice la frase del terzo segreto di Fatima. Ecco, questo io estrapolo in modo veloce. Colei è il cielo, sorge nel tre, la sapienza che svela ogni segreto, la sapienza che fa discutere perché svela ciò che è nascosto. Ripeto, è un piccolo, piccolo ragionamento. Tra l'altro, in questo titolo, il terzo segreto di Fatima, c'è anche nascosto il paese cui io abito. Ecco, queste erano così delle chicche che ho voluto darvi in modo molto veloce. Ora, ascoltiamo il messaggio odierno, che a dir poco per me, e spero anche per voi, gioioso in modo sconfinato, perché voi dovete sapere che nulla mi sfugge. Se ricordate, qualche mese fa, qualche messaggio fa, io, osservando il cantante albano, per come trattava l'ex moglie sul palco, mi ero così indignata e avevo chiesto a Dio di togliergli quel meraviglioso dono, la voce, perché non lo meritava. Era così sprezzante, così superbo, così prepotente. Umiliava Romina in modo sdegnoso. E allora Dio, che mi ascolta, perché ovviamente siamo sempre in contatto, mi aveva detto che sarei stata accontentata. Sicuramente molti di voi che ci seguono si saranno chiesti: ma Dio forse non l'ha esaudita? Perché Albano canta, e canta alla grande. Bene, figli cari, sì che Dio mi ha esaudito. Ma poiché tutto viene dal mio cuore, Dio conosce il mio cuore. E ora ascoltiamo insieme il messaggio
che viene dal cuore di Dio. Sono Alan, Kempis e François. Adorate e mai e poi mai dimenticate creaturine, no. Ma man mano che noi parliamo e os parliamo, vi assicuro no, ma confermo che ormai in moltissimi che ci seguono, e io, che pur sempre Dio in gonnella, ma non solo, vi illustrerà alcuni stati che orora ci seguono, con affermazione no, ma con tanta, ma tanta convinzione. Che sì, Dio è in mezzo a noi, e d'altronde il Vangelo ne è pieno, no? Avete sentito la parabola della buona samaritana, quella dell'adultera, e via dicendo. Ma la Madonna, che insieme al Cristo altro non era che François, Ala e sorella, che sì, essa, trasformatasi nella vera e autentica Madonna vivente, insieme ai due maestri, così come lei ci chiama, appunto, si è trasformata nel vero Dio vivente, la madre di Dio. Oggi vi vogliamo raccontare un aneddoto che sappiamo in modo particolare giudicare Nostra Signora. Vi ricordate quando in uno dei nostri messaggi che fu messo in rete alcuni mesi fa, laddove lei chiedeva, senza mezzi termini, che Albano fosse severamente punito con l'annullamento del suo dono, dono dato da Dio, la sua voce. Perché? Perché indignata no, ma di più, per come trattava quella povera romina. Arrogante no, ma di più, sprezzante sì. Perché? Perché anche egli, come Gino, aveva avuto una sprezzante verità. Dio non voglia che si tocchi il loro onore. Che onor del vero, manco sanno cos'è l'onore. Ma a questo ci torneremo un'altra volta. Beh, quando noi vi diciamo che a lei nulla sfugge, ieri sera, nel loro concerto a Verona, ha potuto notare con un cuore pieno di lacrime che sì, lo avevano capito. Avevano capito entrambi, perché anche Romina non riusciva a sormontare quell'ostacolo da anatra ferita. Sì, perché è così che lui spesso la chiamava. Anatra, senza né se e senza né ma. Ma gli fu riferito che c'era una donna che non aveva peli sulla lingua e che anche se loro non credevano in essa, che diceva di essere Dio sulla terra, lui fu colpito da questo mio racconto. E volle in pieno ascoltare e riascoltare questa mia, o mie e o nostre parole, no, perché subito capì che qui c'era un mistero, sì, ma mica tanto. Quella aveva detto in pieno ciò che lui aveva spesso, troppo spesso notato su di sé, ma che non riusciva a sormontare quell'ostacolo così tanto, ma tanto, ma tanto doloroso. Essere stato tradito. E senza né se e né ma, ha subito rivisto il suo atteggiamento, no, ma ha cambiato modo di agire. Ora, figli adorati, ditemi, non è questa mia creatura
una sacrosanta creatura che riesce attraverso le sue parole, che si percepisce vengono dal profondo del suo cuore, a cambiare e o stravolgere colui e o colei che lo vogliono o no, ma che la seguono. Perché le sue parole sono così profonde come mai in terra una ha saputo fare. Il cuore immacolato di Maria. Eccola, la nostra immensa no, ma di più. La mamma che ogni creatura ama. E se la ama, non si risparmia. A costo di passare per pazza e o insignificante, ma lei tutto questo non ha mai tolto la voglia di continuare il nostro cammino. Scusate. Anche se spesso, troppo spesso, non sapeva né dove andava, né se andava bene né o meglio. Lei sa usare il cuore come mai nessuno lo farà e lo ha fatto. Amen no. Alleluia sì. Nota bene. Avete Dio con voi. Siate gentili con lei. Lei ha sofferto non solo le pene dell'inferno superiore, ma di più. Ecco figli, spero che anche oggi siamo arrivati al vostro cuore, perché questo è il mio desiderio. Alla prossima e grazie sempre per il vostro sostegno.